Adesso il movimento ragazzi ha un'occasione particolare che è quella della missione a Cuba. Il vescovo ha chiesto in giro se c'erano dei sacerdoti disponibili per andare in missione. Mi è sembrato giusto e bello a 50 anni dire sì, do la mia disponibilità. Il vescovo l'ha accettata e gli ho chiesto, dico, il movimento ragazzi mi segue in questa impresa. Nel Vangelo ci ho sempre letto questo, che il Signore passava per le strade e chiamava tutti. Chiamava a volte i migliori, però chiamava a volte i peggiori, spesso e volentieri stava con i ladri e le prostitute, spesso e volentieri stava con gli stranieri, usciva fuori dai suoi giri e non si faceva influenzare solamente dagli steccati. Questo me l'avevano segnato al movimento ragazzi e questo ce l'aveva abbastanza radicato dentro di me. La mia formazione ne viene da una parrocchia dove non c'era l'Azione Cattolica, ma c'erano i gruppi ACLI, quindi diciamo così, con una sensibilità molto sul sociale. Un gruppo di scout legati al Genova Terzo desideravano portare e aprire nella mia vallata, nel mio paese che era San Desiderio, un gruppo scout e cercavano ragazzi che potessero dare una mano. Avevo 17-18 anni, mi hanno fatto fare la promessa, mi hanno fatto fare un cammino, sono entrato anche ufficialmente poi nella GESCI. Poi quando sono diventato sacerdote non li ho più seguiti. Attualmente però facendo un insegnante di religione, seguendo il movimento ragazzi, conosco un sacchissimo di scout che vengono sia perché ce li ho a scuola, sia perché vengono a fare servizio al movimento ragazzi, sia perché ogni tanto mi chiamano i gruppi perché con la carenza di assistenti naturalmente sono in cerca di preti a destra e a sinistra da chiacchierare. Il mio primo quindi impatto con lo scoutismo, il mio primo pensiero è stato subito, ma sono troppo rigidi, ecco. Io ho un episodio che racconto sempre molto volentieri. Dopo 2 anni di preparazione per aprire il branco a San Desiderio, si è deciso un anno di aprire ufficialmente il branco, cioè un branco a gesci, non un branco ancora ibrido, così con strani nomi, e di fare attività, quindi stiamo parlando di fazzolettone, stiamo parlando di divisa, stiamo parlando di cose ufficiali. Quell'anno lì, preso da entusiasmo, perché comunque trovavo nel metodo scoutistico qualcosa di bello, ho trovato persone che si dedicavano veramente ai ragazzi e veramente a fare attività molto bene, ero passato in paese, famiglia per famiglia, con tutto il mio elenco di ragazzini che erano in età da branco e avevo invitato tutti quanti nel paese. È la prima riunione, quando c'era la riunione di branco, quando Achela ha chiamato il famoso lupi lupi lupi, sono spuntati da tutte le parti, abbiamo fatto un cerchio, Achela conta il cerchio, quando è arrivato a 54 bambini mi dice: questi da dove escono? Chi l'ha chiamato? Chi sono? Da dove escono fuori? Allora sono diventato un po' tutto rosso, dico: veramente li ho invitati io? E lui mi ha detto: guarda, e c'ero rimasto malissimo lì per lì. Dice: guarda, il metodo scoutistico sono 32 bambini nel branco, al massimo possiamo arrivare a 36 esagerando. E quindi i 20 che sono in più te li tieni te, ti inventi qualcosa, ma non è possibile fare una cosa del genere. Privilegiare lo strumento alla persona, esattamente, che è un po' il rischio tante volte. È un po' il rischio che fa la Chiesa con se stessa, no? Ma per Chiesa non intendo il Vaticano, la gerarchia, io intendo proprio le parrocchie, un gruppo scout e Chiesa, no? Cioè quando diventiamo preoccupati di mantenere sia le strutture di muri, sia le strutture di persone, e il nostro obiettivo è quello. Però poi in realtà ho capito che lo scoutismo ha un suo metodo, ha una sua formazione, ha dei suoi numeri, una sua esperienza. Come insegnante di religione, quindi come professore che vado spesso nelle scuole, io devo dire che dei ragazzi di liceo che fanno gli scout, poi alla fine si vedono. Cioè, un qualcosa si vede, un'impostazione finale, che non è un dire io sono uno scout, un dire, non trovi ragazzi che fanno dei predicozio, che ti raccontano chissà cosa. Però non so, sono più disponibili al sacrificio, sono più disposti a essere generosi, sono più disposti a impegnarsi, a interessarsi delle cose. Allora ti chiedi come mai quel ragazzo è così e poi scopri che è uno scout. E questo mi ha fatto estremamente piacere. Quindi penso che il metodo sicuramente, se fatto bene, funziona ed è un buon metodo. Ecco, non per incensare, ma per dire quello che è.
lo scautismo è meno soggetto al mutevole umore dei sacerdoti e della comunità cristiana. Non essendo legato clericale, ma essendo però legato a un cammino di fede, a un cammino spirituale, resiste di più. Ha un'impostazione che riesce ad andare avanti a volte anche veramente con poca benzina. Però la parrocchia deve capire che lo scautismo, proprio perché è un dono, ha dei suoi ritmi e quindi dà lì i suoi spazi. Sicuramente io penso che le persone che si ascoltano e che collaborano trovano un modo per lavorare insieme al di là della formalità. Le nostre comunità dovrebbero essere impostate più a essere un po' più dinamiche, un po' più aperte, anche nell'impostare l'Eucaristia, più accoglienti, quindi anche quando ci sono degli scout in chiesa. Però sai, tante volte invece viene usato per far cassa o per far vedere, poi sono molto visibili, gli scout arrivano, sono tutti in divisa, ti sembrano tanti, e allora per i momenti ufficiali, per le cose ufficiali, spesso e volentieri vengono usati. Una cosa che secondo me è molto, molto bella nello scautismo è che a un certo momento, sui 20 anni, 21, lo scautismo ti impone una scelta, cioè tu devi scegliere la fede, devi scegliere il servizio, devi scegliere la politica, e questo secondo me è una cosa che spaventa molto nella società di oggi, quindi è sempre più difficile che la gente arrivi a questo punto. Però è anche un dono estremamente prezioso. Però dei ragazzi che se ne vanno anche a 16, 17, 18 anni hanno però un'impostazione che è comunque diversa, secondo me, degli altri ragazzi. Qualcosa è sicuramente passato. Sicuramente certi tipi di ragazzi che incrociamo noi nei nostri cammini qua al centro nostro diurno del doposcuola fanno fatica a seguire lo scautismo. Comunque lo scautismo forma a servire i più poveri, perché io vedo che comunque i gruppi scout sono gli unici che poi o mandano la gente a servire gli altri o portano dei giovani tra i 18 e i 22 anni a fare esperienze forti di servizio in missione, in posti impensati, cioè chi è che porta i ragazzi a Scampia o chi è che porta i ragazzi nelle cooperative di Libera o chi è che li porta a fare un'esperienza di servizio magari in posti molto disagiati, lo scautismo. Sicuramente mi accorgo che anche lo scautismo fa fatica, come facciamo fatica noi, a far crescere poi persone che sono di un certo mondo ad affrontare i problemi del disagio, cioè a un certo momento poi non reggono cammini formativi perché alle spalle hanno poco. Mentre nel branco, ecco, quello ci potrebbe essere una maggiore magari attenzione. Bisogna stare attenti che nello scautismo, come negli altri gruppi, allora per avere il gruppo bello, per tutelare le mie attività, allora non desidero far fuori bambini che non stanno in cerchio, bambini che sono disagiati, che hanno grossi problemi. Invece di avere un atteggiamento di dire come faccio a inserirli bene, come faccio se piuttosto mi chiamo un rover in servizio che lo segua meglio, piuttosto facciamo due o tre riunioni in più per capire come fare con quel bambino, con quei bambini, c'è un po' l'atteggiamento come dire speriamo che se ne vadano prima possibile, così almeno quetiamo, stando ben attenti a non diventare solo il ricettacolo del problema, un ghetto, ma il più possibile a mischiare un po' le cose. Per lo scautismo penso che già se guarda al suo interno, se guarda la composizione di un branco, sicuramente questo lo trova, perché non ci credo che ci sono 32 bambini perfetti, eccetera. Anche perché tanti dei nostri ragazzini vediamo che poi vanno al reparto degli scout, quindi vuol dire che un aggancio c'è, una sensibilità c'è. Bisogna formare i capi ad avere questa sensibilità, formare i capi a essere sì coesi fra di loro, essere una bella comunità di amici, di fraternità, di solidarietà interna fra di loro, ma poi a essere insieme aperti verso gli altri, accoglienti verso gli altri. Ecco, un buon educatore secondo me deve avere un'umiltà e una capacità di camminare lui per primo, quindi di sentire che lui è il primo soggetto che costantemente si educa e costantemente impara, costantemente conosce e che ha un atteggiamento un po' di scoperta e di meraviglia nelle cose che intorno a sé. Poi un buon educatore naturalmente deve avere un amore grande alla vita, quindi deve amare la vita e amare l'incontro con gli altri, cioè deve essere un appassionato della persona umana. Ecco, vedere nei bambini, nei ragazzi già
quel capolavoro che il Signore ha messo dentro loro. Quindi veramente un appassionato di aiutare questo capolavoro che ha dentro i bambini a emergere. In un linguaggio popolare mi dicono: uno deve avercene voglia, cioè uno deve avercene voglia di farlo, l'educatore. E poi penso che ci vuole una buona preparazione pedagogica e quindi una buona preparazione di come si parla a un bambino e di cosa ci può essere dentro un ragazzo e nello sviluppo del ragazzo dal punto di vista della pedagogia e della psicologia. E poi deve essere una persona che con grande disponibilità conosce alcuni mezzi educativi, alcuni strumenti. Nello scautismo penso che siano abbastanza palesi, dal sapere raccontare la giungla, dal sapere organizzare un gioco, da tutte le tecniche che si imparano a reparto, dalla capacità di camminare, della natura, eccetera, eccetera. Cioè dei mezzi per stimolare, per far crescere una persona, per proporre dei momenti educativi ai ragazzi. Queste sono un po' le caratteristiche fondamentali.